vediamo una volta realizzato il sito web di nostro interesse con il programma Dreamweaver della famiglia Macromedia, anzi ora Adobe, come possiamo andare a pubblicare il nostro sito con il client FTP integrato offerto sempre da Dreamweaver. Una volta aperto il programma con il doppio clic, clicchiamo su annulla se rileva eventuali cartelle di siti precedenti che abbiamo magari rimosso nel frattempo e posizionato su una chiavetta USB o su hard disk esterni, quindi ora clicco annulla. Avviamo Dreamweaver normalmente con un clic su crea nuovo HTML. Procediamo quindi andando a cliccare su sito, nuovo sito. Ed ecco che avremo da compilare un semplicissimo form, quindi una sequenza di pagine molto rapida nella quale dovremo semplicemente indicare i dati che troveremo nella email del nostro fornitore di hosting, quindi di chi ci offrirà lo spazio web per pubblicare il nostro sito. Come desideriamo chiamarlo, in questo caso sito di prova, un clic su avanti. Non utilizziamo una tecnologia server nell'ottica della semplicità, quindi avanti. Molto importante, come si intende lavorare sui file durante lo sviluppo, modificando copie locali sul proprio computer e caricando poi sul server. In quali posizioni sul computer devono essere archiviati i file, questo è importante perché stiamo specificando la cartella locale del nostro sito. Quindi clic sull'icona di cartella gialla, in questo caso cartella contenitore sito è già corretto, è una cartella di prova che abbiamo realizzato sul desktop. Diversamente indichiamo da qui, navigando tra i pulsanti o nella tendina in alto, la cartella di riferimento. Un clic su seleziona. A questo punto avanti. Che tipo di connessione effettuiamo con il server remoto? Clic sulla tendina, la nostra connessione avviene mediante protocollo FTP. A questo punto, questa parte è molto importante, i dati li troviamo nella mail di conferma fornitaci dal nostro fornitore di spazio web gratuito o nella email fornita dal servizio, in questo caso dominio a pagamento, a cui ci siamo registrati. Facciamo una simulazione indicando ad esempio dati con altervista.org, fornitore di spazio web gratuito, molto noto. In questo caso, ricavandoli dall'eventuale email che avremmo, se il nostro sito fosse sito di prova e il dominio si chiamasse così, potremmo andare a specificare sito di prova.altervista.org, lasciamo vuoto il campo cartella del server, login FTP Pippo, dato fittizio che ricaveremo dall'email, password FTP fornitaci, paperino. Clic su salva, quindi i dati vengono confermati, non è una modalità di FTP sicuro. Avanti. Lasciamo questa opzione selezionata su no, quindi non abilitare il deposito e il ritiro dei file. Il nostro è un lavoro che avviene nominalmente, quindi individualmente. Clic su avanti. Pagina di riepilogo. Clic su fine. Sulla nostra destra troviamo il piccolo client FTP di Dreamweaver integrato, molto comodo da gestire. A questo punto, cliccando sull'ultima icona in questo menu che troviamo a destra, abbiamo la possibilità di espandere rispetto alla finestra di Dreamweaver il suo client FTP, osservando quindi sulla sinistra il sito remoto, ciò che andremo a pubblicare, sulla destra il sito locale, la cartella presente sul nostro computer. Un clic sulla icona dello spinotto, quindi con un clic, andiamo ad agganciarci al server, chiaramente, del quale abbiamo ricevuto i dati. Se l'operazione avviene correttamente, troviamo in sito remoto una struttura d'albero che ci indica il materiale eventualmente già presente sullo spazio web. L'icona diventa con simbolo verde, quindi gli spinotti si congiungono. A destra, file locali, diviene quindi molto semplice la pubblicazione del nostro sito ed eventuali modifiche, perché la dinamica è la seguente. Un clic o CTRL premuto e clic su tutti i file che io intendo pubblicare, quindi non tutti i file della cartella contenitore del sito, e da questo punto posso comodamente servirmi di queste frecce, verde e blu. La freccia a sinistra scarica il file, mi consentirebbe, nel caso in questo caso da remoto a locale, di prelevare una copia di sicurezza del mio sito perché è andata smarrita, ma ciò che noi dobbiamo fare è la pubblicazione, quindi un meccanismo di upload, per cui un clic sulla icona index.html, dopodiché un clic sulla icona azzurra carica il file. Il tempo tecnico che l'operazione venga eseguita, abbiamo in basso sopra la barra di stato
l'indicatore dei file che attraversano lo schermo sino al completamento. Quando abbiamo terminato la pubblicazione o aggiornamento dei file, è sufficiente un altro clic sullo spinotto, lo andiamo a staccare sostanzialmente, quindi arrestiamo la connessione con il server FTP, chiudiamo, clic, clic, chiudiamo quindi completamente la nostra finestra di Dreamweaver ed ecco che ci basterà lanciare il nostro browser preferito e accedere al dominio del sito da noi chiaramente scelto, trovando le pagine che quindi abbiamo pubblicato e aggiornato.